Buonasera. Buonasera, grazie, buonasera. Io stasera non mi posso muovere più di tanto perché sono sui trampoli. Benvenuti a se stasera sono qui, grazie. Avete pagato il biglietto? Vai, chi è che ha pagato il biglietto? Bravi, questi non ha pagato nessuno e li hanno messo pure in prima fila, dietro vi dovete mettere, dietro. Allora, se stasera siamo qui e per vederci questa quarta puntata di se stasera sono qui, devo subito dire grazie a tutti quelli che ci, facciamo io un applauso, a quelli che ci guardano da casa. Allora, c'è una classifica, la regione, le regioni che ci guardano di più. Terza classificata, la Liguria, olè! La Liguria perché è gratis, ci guarda. Poi ci abbiamo la seconda classificata, l'Emilia Romagna, vabbè, perché ci abbiamo il comico di sinistra. La prima classificata, la regione che ci guarda di più, qual è? La Sicilia, no, non è neanche tra le prime tre la Sicilia. Non capisco come, visto che i miei parenti mi guardano tutti. Vabbè, ma quelli dell'Auditel non capiscono niente, secondo. Le Marche, vai, applauso alle Marche. La regione che ci guarda di più, le Marche. Vabbè, le Marche è la regione più bella d'Italia. C'è qualcuno delle Marche? Ma esistono le Marche? La regione più bella d'Italia naturalmente questa settimana, perché sono i primi a guardarci, la prossima settimana vedremo. Invece quelli che ci guardano di meno, terza classificata Campania, vabbè, seconda classificata Basilicata, questo è il ringraziamento, sono stata sia a Matera che a Maratea, questo è il ringraziamento. E poi gli ultimi, quelli che ci guardano meno di tutti, i calabresi. Ci hanno ragione, ti vuoi mettere contro i calabresi? No, ci hanno ragione, se non ci guardano un motivo ce l'avranno. Terezona. Cominciamo. Terezona. Ma già ti conosco, già ti conosco. Terezona. Cosa vuoi? No, te ne devi andare. Terezona. Le quote rosse. Terezona Mannino. Gianluca De Angelis. Allora, Gianluca, le quote rosse... Non ce le abbiamo le cose. Sì, no, ma io sono qua per dirti un'altra cosa. Come sai, la 7 è in vendita. Ah, che è in vendita? Sì, e tra l'altro Mediaset ha ritirato l'offerta. Come mai? Non c'hanno più una lira, guarda. Ah, tu pensa che a Natale fanno i regali ai dirigenti, regalano gli orologi della Hobby and Work. Tanto per farti capire, sono messi veramente malissimo. Però ci sono i compagni cinesi che hanno fatto una grande offerta per comprare la 7, sì. E sono molto contento. E qui si annida l'uomo giusto che fa da ponte proprio fra noi, trasmissione, la 7 e la madre patria. Tu saresti. Te lo presento io, è il compagno Zu. Un grande applauso al compagno Zu. Ora, Zu, compagno Zu, allora, fai ballerino. Cucina, ora pure l'intermediario. Guarda, è una persona gradevolissima, è stato ospite a casa sua, ha fatto la cassola alla cantonese ieri sera. Buonissima. Buona, già la cassola è leggera, poi sì. Fatta da cinese. Terry, da adesso in poi tutti i contenuti della 7 devono essere tradotti simultaneamente in cinese. Diamo delle anticipazioni. Sì, perfetto. Faremo la pizza, andremo nello spazio, avremo un garibaldino. Ma soprattutto vi diamo i gol in anticipo di tutto il campionato. Prima ancora che facciano i gol, ve li diamo noi. Traduci. Compagni. 欢迎各位嘉宾，我们今天晚上四期节目会见到怎么做意大利披萨饼，会见到一个garibaldino，会登上月亮，然后最后会知道所有的进球结果。 Mi prende. Va bene, ma allora cominciamo, sigla. Ah, sì, sì. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene. Yeah.
e signori, Teresa Mannino! Attenti al gradino che l'altra volta con la portantina mi stavo facendo volare! Buonasera, buonasera! Ma cosa guardate il calcio? Cosa guardate il calcio a casa? Un applauso a questi ragazzi! Ma questi sono i veri sportivi! Allora, stasera noi non abbiamo speranza di farci guardare a casa. Il pubblico di stasera siete voi, lo sapete? Spegnete le telecamere perché stasera c'è il calcio in televisione, no? Quindi o ci sono almeno 3 televisioni, perché uno si deve guardare il padre, si deve guardare Inter, anzi Chievo Inter, l'altro si deve guardare il Napoli-Lazio, e la moglie, forse, se hanno la terza televisione si può guardare noi, forse. Come va, raga? Allora, noi potevamo avere chiunque, a Milan, Inter, Juventus, e invece abbiamo la Vimercatese! Ma dov'è Vimercate? Dov'è Vimercate? Vicino a Monza. Dov'è Monza? Vicino a Milano. Milano ci siamo, dai, Milano è grande, lo so dov'è. E tu come ti chiami? Andrea. Ma in che cosa giocate voi? C, D, F, G, in che... Promozione, non esistono queste lettere. Non esistono le lettere, promozione. Promozione. Quanti anni hai? 23. Bravo. Poi tu invece come ti chiami? Federico. Federico, che tipo sei? In che ruolo giochi? Alla sinistra. Alla sinistra. Ma a voi i soldi ve ne danno? Pagate voi per un giocare? Un rimborso leggero. Ma tipo la cosa ve la lavate voi? Ve la lavate la divisa? No, quella ci abbiamo i dirigenti. Ah, i dirigenti? Sì, si mettono a lavare, io me li vedo col sapone duro, strica, bravo. Almeno quello. E invece questo, lo straniero della... No. Chi sei tu? Io mi chiamo Salvatore. Salvatore, ti ho detto che era straniero. Salvatore, scusa le spalle. Salvatore, di dove sei? Di Milano. Milano? No, Napoli. Infatti, anzi, mi sembrava ancora più terrone. Senti, che cos'è che c'è questi due... Scusa, fai vedere i tatuaggi, Salvatore. Qua fino alla fine e di qua una corona. E qua che c'hai? Un po' di cose. Un po' di uccelli vari. Vabbè, senti, ma fino alla fine di che? Perché io non mollo mai. Non molli mai? Io no. Senti, da quant'è che giochi? Io da quando ho 6 anni. E ancora la Vimercatese sei! Un applauso ai veri sportivi! Grazie ragazzi, prego. Vi potete accomodare. Ma questo portatevelo voi. Ah, ci sono rimasti male gli altri che non gli ho fatto. E fate ancora l'applauso, sono usciti tutti. Non lo so. Guarda che belli che sono! Stasera ci abbiamo l'ormone impazzito, ragazze, perché durante le prove c'è un sacco di maschi belli stasera. Ah, ci abbiamo però pure la dottoressa Zambotti, la nostra antropologa di riferimento. Adesso, naturalmente, per parlare di sport, abbiamo un giornalista del Fatto, che ormai anche lui è diventato, diciamo, fa parte del cast, perché in tutte le puntate, però lui è stato per tanti anni, si è occupato di sport, quindi un giornalista sportivo, ed è Andrea Scanzi. Buonasera. Se stasera sono qui è perché mi ostino a credere che il calcio non sia solo scandali. In Italia il calcio rappresenta il peggio del nostro paese, più ancora della politica, e non è facile. Ingiustizie, ruberie, furbizie, calcio scommesse, calciopoli, moggi, cellino. E poi le conferenze stampa di Antonio Conte che fanno ridere addirittura più di quando le imita Crozza. Ma davvero il calcio è soltanto questo? Davvero non c'è niente da salvare nel calcio? Fino a qualche decennio fa il calcio in Italia era fatto anche da Gigi Meroni, da Gaetano Scirea, personaggi straordinari che però, a nominarli adesso, sembrano appartenuti a epoche lontanissime. Eppure ci deve essere qualcosa da salvare nel calcio, da qualche parte ci deve essere. Chi è il calciatore o chi dovrebbe essere? Il calciatore è un ragazzo che si allena 10 volte alla settimana. Il calciatore è uno che non scommette né online né altrove. Il calciatore è Farina, è Pisacane, giocatori di Gubbio e Ternana che si sono opposti tenacemente al calcio scommesse. E il calciatore è un ragazzo che giocherà sempre in campetti di periferia, che non avrà mai successo, che non avrà mai veline accanto e che a fine carriera si specchierà in una vecchia canzone di De Gregori, quella che parla di Nino e calci di rigore.
E se questo è il calciatore, o dovrebbe essere il calciatore, qual è il calcio da salvare? Il calcio da salvare sono i libri di Osvaldo Soriano, di Edmondo Berzelli, di Carlo Petrini. Il calcio da salvare è Zeman, perché in un mondo di omertà ben venga l'eretico. Il calcio da salvare sono le magie, quelle che ci emozionano, di Jovetic, di Vucinic, di Messi. Il calcio da salvare è passione, è onestà ed è anche a volte arte. L'arte di quel vecchio gol di Van Basten, quando contro tutti, contro la Russia, ma soprattutto contro ogni legge della fisica, creò un capolavoro. E l'arte di Maradona, che da solo, anche lui contro tutti, dribblò l'Inghilterra, tutta, da solo, compresa la Thatcher. E il calcio da salvare è passione, e il calcio da salvare è coraggio, e il calcio da salvare è rappresentato da Agostino Di Bartolomei, capitano storico della Roma. Un personaggio così affascinante, così dolce, così tenero, così morbido e fragile, da avere anche ispirato un film, il primo film di Paolo Sorrentino, L'uomo in più. Agostino Di Bartolomei, detto Ago, è morto solo, suicida, abbandonato e isolato anzitutto dal suo mondo, il mondo del calcio. E perché? Perché Di Bartolomei era troppo sognatore, era troppo utopico, era troppo garbato, e così lo hanno isolato. Ma senza utopia e senza sogno e senza garbo, il calcio cosa diventa? Diventa qualcosa di vuoto, di misero. Diventa uno sport morto. E spetta a noi, a tutti noi, rilanciarlo. Con passione, con onestà, con coraggio e con un pizzico di lucida follia, proprio come sognava di fare Agostino Di Bartolomei. Grazie. Andrea, benvenuto, grazie. Grazie a te. Io non giocherò mai a calcio perché ho paura di quando fai il gol che ti saltano tutti addosso. Lo capisco. In quel momento è bello, però capisco che sia preoccupante per una donna soprattutto. Però mi piacerebbe per togliermi la maglietta. Grazie Andrea Scanzi. Anche a noi. Ciao. Sì, non ciao. Sapete che spettacolo, guarda. Ma entriamo nel vivo della trasmissione con il prossimo Sesta Sera Sono Qui. Si parla di talento, perché sviluppare il talento dei bambini è una cosa importante, è anche difficile. Io sono mamma e ogni tanto penso, farà la ballerina, no? Vuole fare la musicista, forse è dottore, qualsiasi cosa fa io cerco di capire quale può essere il talento, ed è sempre difficile, no? Perché intanto devi capirlo e poi devi cercare di stimolarlo, però è una cosa molto importante per i bambini e anche per il nostro futuro. Una cosa che ho letto di recente, perché c'è la mostra a Milano su Picasso, e leggevo che il padre di Picasso, che era un professore di storia dell'arte, era anche pittore, quando ha visto che cosa dipingeva suo figlio a 4 anni, ha posato i pennelli e non ha voluto dipingere più, perché si è reso conto subito della grandezza di suo figlio. E di questo un po' ci parlerà Giorgio Pasotti. Buonasera. 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 Del talento. Se stasera sono qui è proprio per leggervi una lettera che racconta proprio questo. Una lettera di un padre che ha scritto al suo figlio, allora sedicenne. La lettera racconta come nel bene o nel male sia così difficile, una sfida quotidiana, crescere, indirizzare, educare i propri figli senza tarpare loro le ali, che è una cosa molto difficile. Ecco, individuare, conoscere un presunto talento. Molto spesso i genitori si accaniscono nei confronti dei figli perché vogliono vedere realizzati i propri sogni attraverso di loro. Ecco, questa lettera, che può sembrare forse un po' leggera, superficiale, però in realtà racconta questo, cioè come sia difficile trovare quel senso della misura di un padre, cioè esserci ma quanto, lasciare libertà ma quanto. Questo padre dà dei consigli, piccoli suggerimenti, ma dà soprattutto lo spazio al figlio sedicenne, all'epoca sedicenne, quindi di trovare attraverso la propria libertà, la propria strada, di coltivare il proprio talento. Il padre in questione è il padre di uno dei pittori più importanti, indubbiamente, del Novecento, che si chiama Jackson Pollock. Caro figlio Jack, beh, è passato un po' di tempo da quando ho ricevuto la tua bella lettera. Le lettere sono così piene di vita, interessi, ambizione, amicizia.
riempiono il mio vecchio cuore di gioia e mi fanno sentire magnifico. Il segreto del successo sta nel concentrare l'interesse per la vita, l'interesse per lo sport e per il tempo libero, l'interesse per gli studi, l'interesse per i tuoi compagni, l'interesse per le piccole cose della natura, verso gli insetti, gli uccelli, i fiori, le foglie. In altre parole, essere completamente conscio di tutto quello che riguarda te stesso. E più si impara, più si può apprezzare e ottenere il pieno di gioia e felicità della vita. Io non credo che un ragazzo debba essere troppo serio. Dovrebbe invece essere, come dire, pieno a volte di quel diavolo che crea quell'equilibrio. Penso che la tua filosofia sulla religione sia giusta. Penso che ogni persona dovrebbe pensare, agire, credere secondo i dettami della propria coscienza, senza troppa pressione dall'esterno. Anch'io credo che ci sia un potere superiore, una forza suprema, un qualcosa che controlla l'universo. Che cosa sia e in quale forma non lo so. Però può darsi che il nostro intelletto o spirito esista nello spazio in qualche altra forma dopo essersi separato da questo corpo. Niente è impossibile e sappiamo che nulla si distrugge ma si modifica solo chimicamente. Bruciando una casa ed il suo contenuto si cambia la forma, ma gli stessi elementi continuano ad esistere. Gas, vapori, ceneri, sono tutti lì, ugualmente. Tua madre e io siamo stati un completo fallimento finanziario. Ma se i ragazzi si rivelano essere buoni e utili cittadini, nient'altro conta e sappiamo che questo sta accadendo. Quindi perché non essere felici ed esultanti? Io non so niente di quello che farò o se avrò un lavoro quando me ne andrò da qui. Ma non me ne preoccupo, perché non ha senso preoccuparsi di ciò che non puoi evitare o ciò che puoi evitare. Morale, non ti preoccupare. C'è una frase di Cesare Pavese nell'Arte della Vita che recita più o meno così. Dice: la grande e drammatica scoperta della vita è che soffrire non serve a niente, è tempo perso. La lettera si conclude dicendo: scrivimi e dimmi tutto dei tuoi studi e di te in generale. Apprezzo molto la tua onestà. Con affetto, tuo papà. È finita. Lo so. Allora, devo ringraziare Giorgio Pasotti perché sta girando un film, fra poco ne inizia un altro, sta facendo 200 cose, è arrivato stanco morto, però ci teneva a venire, questo era l'unico giorno in cui poteva questo esserci. Questo dice per giustificare come ho letto? No, si capiva che era stanco. No, non si capiva che sei stanco, non si capiva, ma insomma ci tenevo a ringraziarti perché è stata una cosa bella, perché questa trasmissione è una cosa che mi piace, che posso invitare chi mi piace, perché già lo conosco, e chi mi piace anche senza conoscerlo. Con lui è stata, diciamo, avevo ragione, quello che vedevo era quello che ho ritrovato. Grazie, grazie, grazie a te, grazie, grazie mille. A Giorgio Pasotti. Grazie mille, grazie, grazie. Ah, fermi. Oh. Ho un messaggio per te. Aspetta, l'ho segnato perché capirai. Ma perché. Chi però la... Senti, mi devi un salutare. Palermitano. Ah, un palermitano. Devi salutare tua moglie, è troppo simpatica, è bravissima. Perché certo. Non fa più niente? Eh? Lei è messa a casa a lavorare, lo sapevo certo. Io. Vai. Un palermitano. Ma che palermitano è? Un palermitano. Uno qualsiasi. Poi ti dirò che. Per favore, faglielo leggere, 3 punti esclamativi. Biedda Teresa. Sia meglio e tutto munnu. Troppo toca. Adesso ci dirai cosa vuol dire toca. Io non glielo ho chiesto, toca non me l'ha detto. Toca è... No, simpatico, troppo forte. Ma questo te l'ha scritto Xu, il cinese comunque, uguale. Sembrava cinese, ragazzi. Infatti Xu siamo così. Grazie a Giorgio Pasotti. Grazie Pasotti. A te, grazie mille. Grazie. Troppo toca, sia meglio. Bello, il siciliano mi piace. Il dibattito è sempre aperto e sempre caldo su un argomento. Che differenza c'è tra maschi e femmine? Siamo diversi? Sì, sempre le femmine rispondono, i maschi ancora non l'hanno capito. Sempre così, non si sa come mai, però è così. Quando sono stata da Cristina Parodi mi ha detto: che cosa hanno in più gli uomini? Ho detto: beh, mi sembra abbastanza evidente. Però stasera ce ne parleranno due comici che sono anche un uomo e una donna e che sono anche una coppia, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.
Buonasera Teresa. Buonasera Teresa. Buonasera, buonasera gentile pubblica. Buonasera. Siamo pronti. Mi concentro. Sono un popolo nemico le donne, come i tedeschi. Cesare Pavese, scrittore italiano, 1946. Più conosco gli uomini, più amo i cani. Madame de Sévigné, scrittrice francese, 1650. Le donne per me sono come gli elefanti. Mi piace guardarli, ma non ne vorrei mai uno mio. William Claude Fields, attore statunitense, 1920. Le donne sanno bene che gli uomini non sono così stupidi come sembra. Lo sono di più. Paul Jean Toulet, poeta francese, 1920. Dicono che il cervello delle donne è più piccolo di quello degli uomini. Oh, io non sapevo neanche ce l'avessero. Corrado Nuzzo, fine umorista pugliese. Scritta l'altro ieri. Non applaudite, non se lo merita. Sinceramente è piaciuta. Gli uomini più invecchiano, più diventano affascinanti. Ma è da Salma che raggiungono il massimo. Maria Di Biase. Brava! Grazie. Grazie, grazie, grazie. Ma no. Maria Di Biase, sagace pensatrice molisana. L'ho scritta Aurora in camerino, così mi è venuto. Potevi risparmiare. Oh, non l'ho neanche depositata, non me la frega. Ecco, non farlo, non farlo. Se stasera siamo qui è per dire che uomini e donne sono veramente tanto diversi, tanto. È vero. Negli ultimi anni, per raggiungere una posizione politically correct, si è cercato di dimostrare che tra i due sessi ci sono solo piccole differenze di personalità, ma non è così. Signori, non è così. Io sono d'accordo con Quentin Crisp, una grande icona gay degli anni 70, che affermava nel 1984: la guerra tra i sessi esiste ed è l'unica in cui i nemici dormono regolarmente insieme. Sì. E nel mio caso aggiungerei il nemico russa pure. Va detto. Vabbè, Corrado, se devi russare, quella dorme, si deve riposare. Ma non aggiungere, leggi quello che c'è scritto. Nulla è cambiato da quando Nancy Astor, prima donna ad assurgere alla carica di deputato in Gran Bretagna, disse a Winston Churchill: Winston, se fossi mio marito, io ti metterei il veleno nel caffè. E Churchill tranquillamente rispose: Nancy, se tu fossi mia moglie, io lo berrei. Va così. Va così. Comunque, questa nostra tesi sulla diversità è stata avvalorata anche da un recente studio fatto dallo psicologo Marco Del Giudice dell'Università di Torino, e che conferma proprio che questo scarto tra i sessi esiste, come lo dobbiamo accettare. Questo ha detto Marco, sì, Del Giudice. Siamo diversi anatomicamente e psicologicamente. Quindi c'è un fondo di verità quando un uomo pensa che tutte le donne sono permalose, artificiose, curiose e irascibili. Sì, come quando una donna pensa che gli uomini sono tutti mentitori, bugiardi, ingannatori e fraudolenti. Sì, abbiamo capito. Falsi, ciarlieri, ipocriti. Abbiamo capito. Orgogliosi, vili, spregevoli, abbiamo sciocchi, capito. Lenti a capire, deficienti, ebeti, grazie, stolti. Se volete aggiungere, scemi, fessi. Brava! Ho un altro foglio, ignobili. Lascia perdere! No, insomma, il resto ditelo voi, poi aveva ragione a casa. Samuel Butler, scrittore inglese del periodo vittoriano, quando diceva: i briganti ti chiedono la borsa o la vita, le donne le vogliono entrambi. Ma. Vabbè. Ciò che hanno scoperto è che i profili di personalità tipici dei maschi e delle femmine si sovrappongono solo per il 10-20%. 10-20%, signori. Quindi niente. C'è una grandissima differenza che genera modi di pensare completamente diversi, anche contraddittori. Sì, ma basta guardare i proverbi per capirlo. Nella storia un proverbio con retropensiero maschile è sempre seguito un proverbio con retropensiero femminile. Uguale e contrario. Facciamo un esempio subito. Vai. Così. Allora, se un uomo dice: tutto il mondo è paese, la donna risponde: paese che vai, usanze che trovi. L'unione fa la forza. Chi fa da sé fa per tre. Chi non risica non rosica. Chi si accontenta gode. Chi dice ma, pace non ha. Chi ma non dice non è felice. Pane e noci mangiar da sposi. Noci e pane mangiar da cane. Chi dice donna dice danno. A voglia metto rum, custrunz nadvent babà.
La saggezza popolare va premiata. Ma che c'entra? La saggezza... Non c'entra! C'entra! Non è collegato! C'entra! Non è collegato! Aveva ragione Erika Jong, che già nel 1973, senza fare studi, diceva uomini e donne, donne e uomini, non funzionerà mai. Quindi, se stasera sono qui, è per dire che io da anni faccio una cosa contro natura. E solo oggi trovo la forza di parlarne in pubblico. Signori, signore, gentili astanti, io amo questa donna. No! Non me l'aspettavo, non lo dice neanche a casa. Allora, se stasera sono qui è per dire che io, contro la volontà di mia madre, contro la volontà di mio padre, ma soprattutto contro la volontà mia, io amo quest'uomo. Ma così? Sì. Belli che sei. Io amo questa donna. L'hai detto. Perché è l'unica donna che mi ha cambiato veramente la vita. In peggio, ma comunque me l'ha cambiata. Io amo quest'uomo. Perché mi è sempre stato vicino nei momenti di difficoltà, quando ero triste, quando ero depressa, quando ero afflitta, certo. Quando ero felice non c'era. E forse ecco perché ero felice. Cioè, non sapevo che era. Io amo questa donna perché da sempre per me è stato un porto sicuro. Fin dall'inizio, quando ancora mi faceva pagare l'attracco. Mamma mia, ragazzi. Io amo quest'uomo perché ancora riesce a farmi ridere e a vederlo nudo la sera mi fa schiattare. Cioè, come comico non fa ridere, ma nudo. Dai, spogliati, Corrado. Spogliati, lo senti. Dopo in camerino, Teresa. Io amo questa donna perché quando mi guarda provo un brivido lungo la schiena. Il mio cuore inizia a battere forte e parlo come un tredicenne spaurito. Il mare è profondo, il sole è rotondo e tu sei la donna più bella del mondo. Complimenti. Noi c'era. Ci amiamo. Signori, sì, ci amiamo, ma questo non basta. Se stasera siamo qui è per dire che noi siamo una coppia di fatto e parliamo a nome di tutte le coppie che vivono una situazione analoga alla nostra, etero e gay. Vogliamo che lo Stato ci riconosca e ci tratti come una coppia sposata. E se serve una garanzia. E se serve un avallo. Se serve un grande pegno. Speriamo basti il nostro amore. Grazie. Noi andiamo... Dove andate? Venite qua! Comunque di la verità non so. Comunque, perché sei qui? Grazie! Grazie! Ha vinto la coppia, ha vinto comunque, la coppia! Questa sera è qui perché io gli ho detto di venire. Sì, io non ho personalità, ha deciso tutto lei. Infatti, è sempre così. Nuzza e Di Biase! Grazie, ciao Teresa! Che bello! Grazie. Adesso nella mia presentazione dirò che la prossima è una mia amica. E c'è una mia amica che mi guarda, che è anche attrice, Lorenza Indovina, che dice sempre, ma tutte amiche tue sono. Però lei, Lorenza, questo lo sai che è veramente amica mia, è un'attrice napoletana, comica, bella, ma simpatica, proprio... di quelle simpatiche tanto, sa essere anche una bravissima attrice drammatica, è stata anche lei molto carina perché sta preparando il suo spettacolo teatrale che si intitola Mal d'amore, ma per l'anno prossimo, quindi non è venuta qua a fare promozione, è venuta qua a fare chiacchiere con me e lei è quella bonazza di Tosca d'Aquino. I sogni sono desideri. In fondo al cuore cantava Cenerentola, ma se stasera sono qui e non è perché i miei sogni
fossero quelli di incontrare il principe azzurro. No, no. Io da ragazzina sognavo un'altra cosa. Io, cara Teresa, sognavo... Voglio essere magra! Voglio essere magra, voglio essere magra, voglio essere magra! Ma tu sei magra! No, magra, magra! Ma come si fa ad essere magra a Napoli? Io sono napoletana! Con mia nonna che mi faceva mangiare la colazione, le sfogliatelle, e la sera a cena, salsicce e fiorielli! E poi mi faceva vedere i film di Audrey Hepburn. Ma mia cara Audrey Hepburn, se fosse nata a Forcella, non credo che sarebbe riuscita a mettersi quel vestitino piccolino, nero, così tutto elegante. E allora capisci, io ero sconvolta e pregavo. Signore, signore, ti prego, fammi perdere 4-5 kg per domani, che devo andare alla festa, non mi entra il vestito. Sì, sì. In un giorno? In una notte. Sì, anche perché dai, Teresa, diciamo la verità, nell'ambiente dello spettacolo, come nella moda, la cosa principale è la magrezza. Beh, queste feste sono tutte magrissime, tutte bionde, tutte con gli occhi azzurri. E allora, sai, noi come siamo sincere, no? Io quando vado alla festa incontro questa figaccione di turno, dico sempre: ma come stai bene? Sei un po' dimagrita. Che cosa indossi adesso? Una taglia 40? E lei, la perfida: no, adesso indosso una 38. Cioè, sai che l'occhio mi fa? Cioè, la 38! Ma che taglia è la 38? Io 38 sono. Cioè, ma la 38 io non l'ho indossata mai, neanche quando avevo 13 anni. Cioè, io neanche la febbre a 38, subito a 40, dai, non è possibile. Ma sei una bonazza. Ma che... Poi io sono del segno dei gemelli, no? Segno gemelli? Il segno dei gemelli è un segno doppio, l'emblema della doppiezza. Io ho sempre pensato: il diavolo o l'acqua santa? Parca o porca? Mangiare o astinenza? Cioè, non lo so, perché la verità è anche importante dove si nasce. Sì. Tu nasci al nord, mangi in un certo modo, tu mangi al sud in un'altra maniera. Per esempio, io ho una cugina qui a Milano, si chiama Claudia, è una cugina, è nata a Milano, cioè ha i genitori napoletani, ma lei è nata e vissuta a Milano. Allora l'altro giorno mi fa: Tosca, non è che mi aiuti, devo preparare una cenetta. Sì, Claudia, ti aiuto volentieri, che cosa vuoi preparare? Ma guarda, veramente mi è venuta un'idea pazzesca! Stasera ci sfondiamo! Ah, e che cosa? Allora, ho pensato di fare un farro biologico con il tofu e un'insalatina alla rucolina con quel profumo di aceto balsamico. Ah, Claudia, beh, carino, per antipasto. E poi? Poi basta. Che altro vuoi mangiare? Poi dopo c'è la torta al cioccolato. Buona. Ora, io vorrei aprire un capitolo per le torte milanesi, perché la torta milanese è una torta a così. Ma è vero, ma come mai? Ma cioè, le fanno piccole così. Mia sorella mi odia, perché è vero, così sono. Stasera voglio parlare di dieta, la dieta del bibitone. Chi non del fatto? Bibitone. Bibitone. Tutte la dieta le sa. Ma certo, la dieta del bibitone è la dieta proprio che c'entra più sempre proteine dentro al bibitone. Allora, soltanto che la signora che mi vendeva il bibitone era napoletana. Amica tua. Signori, sempre signori, cent'anni, no? Cioè, però signori. Signori, non vi preoccupate, dietro al bibitone è una cosa favolosa. Adesso metterete tutto a posto con la dieta del bibitone. Sì. Tutto pio bibitone, troppa bella magra sai, tu diventerai. Allora, tu bevi un bibitone ti scende giù, oi, in diretta va. Oio. E va a lottare. Con chi lotta un bibitone? Lotta. Lotta contro i radicati liberi, combattono contro la cellulite. Ma chi vince sta lotta? A lotta la vince i radicati. E sono liberi, o diciamo la parola stessa. Radicati liberi. No, signore, è troppo bella la dieta del bibitore. Signore, anche perché la verità, io sono istruita. Voi siete istruita,
Certo. A me non mi fa paura cellulite, no, non mi fa paura grassa, a me mi fa paura l'ignorantità della gente, ah, l'ignorantità della verità. Signor, conclusione, voi bevete sto bello bibitone e il bibitone vi sfinisce, hai capito? Però io adesso ho capito, sì, ora ho capito chi mi può aiutare. Adesso finalmente ho visto una luce. Una luce, sì, in fondo al tunnel. Sai chi mi può aiutare? Chi ti può aiutare? Il nostro presidente del Consiglio. Ma cosa c'entra? Sì, Mario Monti, sì. Allora io adesso, scusami, ma vorrei lanciare un appello. E lancialo. Signor Presidente, lei che è così bravo, che in questo momento sta cercando e riuscendo a dare una mano al nostro paese meraviglioso ma in gravi difficoltà. Signor Presidente, aiuti anche me. Mi metta a dieta. Sì, mi metta a dieta quella bella dieta ferrea come ha messo il Consiglio della Regione Lazio. No, perché si stavano a mangiare pure le tegole del Colosseo. Allora le ha messe a dieta e allora io, signor Presidente, le voglio dedicare una canzone. Musica! Non mangio più, Presidente, non mangio più, lo giuro, se sgarro una pietanza mi mandi la finanza, soltanto misticanza mangerò. Ah, non mangio più. Presidente, non mi mettere in mezzo a me, eh? Non mangio più. Impazzita, ve l'ho detto. Lo giuro, non mangio più. Teresa, non mangio più. Tosca d'Aquino, ma dove te ne devi andare, sai? Questa è pazza. Io ve lo dico, no, che volevo fare un ballo. Allora tu, voi mi dovete dire se è grassa. Vabbè, ora che devono dire, ma no. Ma se sei magrissima. Volevo fare tutto un balletto sexy con te, ti piaceva? Con me, il balletto poi sexy con quelli del pubblico lo dovevi fare. Tosca, ci vediamo tra poco. Bene. Ma tu ti devi sedere nel divanetto. Con grande piacere, con noi la dottoressa. Noi questo divanetto lo dobbiamo fare vivere, vai. E allora andiamo a sederci sul divanetto. Ragazzi, no, ma perché? Perché? Eri così comoda. Un applauso ai Non è Shanghai. Sempre più bravi, sempre più originali. Ringraziamo anche Mirella Rosso, la nostra coreografa, e il nostro consulente musicale Emiliano Pepe. Vai, facciamo l'applauso. Ve ne dovete andare. Io ogni volta vi saluto. Ciao ragazzi, grazie. Qui è stato bello, vero Tosca? Sapresti fare tu quella così? Tale e quale, specialmente quella spaccata proprio hai visto in aria. Dopo la dieta. Dopo la dieta ce la posso fare. Dopo la dieta ce la puoi fare. E prima della dieta che è un po' più complicata. È più difficile. Qua le persone che ci piacciono, no? Vengono le persone che ci piacciono. Lei ci è sempre piaciuta, è già venuta. E siccome continua a piacerci, ritorna Lella Costa. Continui a piacerci, Lella. Signora, che eleganza,
Ma come siamo belle! Sai com'è? Ragazza mia, se stasera sono qui è perché mi è piaciuta la prima volta, evidentemente. Ah, ecco. E poi perché, sai cosa pensavo proprio ascoltando gli altri? Hai proprio la possibilità di legarti a delle cose che hai sentito, di trovare delle coincidenze. Allora, è chiaro che potrei andare avanti sull'onda di Maria e Corrado, Nuzio e Di Biase, ma proprio per giorni, con una certa predisposizione dal punto di vista femminile, non so come mai... Una sola la devo dire però è di Sharon Stone, come si dice, bella e brava. Sharon Stone sostiene che forse le donne sanno fingere gli orgasmi, ma gli uomini sanno fingere intere relazioni. Mi sembrava doveroso citarlo. E invece poi, sempre riallacciandomi a quello che dicevano Maria Corrado, ma anche a quello che sentivo prima, Giorgio Pasotti, la nostra meravigliosa Sara Zambotti, questa cosa dei bambini, dei figli, del futuro, dell'educazione, io mi rendo conto di quanto annaspiamo, no? Di quanto sia difficile per i genitori avere rapporti con i figli, ma in generale per gli adulti avere rapporti con i bambini. Perché non è detto che chi non ha figli non sia in grado di avere rapporti con i bambini. A volte anche chi ha figli ignora completamente come avere rapporti con l'infanzia. Una cosa che contraddistingue l'adulto che non ha dimestichezza col mondo infantile è che gli fa le domande sbagliate, ma soprattutto una alla quale gli adulti tengono moltissimo, ed è: cosa vuoi fare da grande? È un'ossessione, un incubo, proprio non gli danno tregua, un continuo: no, cosa vuoi fare da grande? Di là, zio, che cosa vuoi fare da grande? Ma la cosa che contraddistingue l'adulto che non ha dimestichezza è che non è che lo fanno per entrare in relazione con la creatura, no, vogliono portarla, la creatura, sul loro terreno, e infatti accettano per buone alla domanda soltanto risposte che riguardino identità professionali certe. Gli va bene solo se il bambino risponde: l'avvocato, l'ingegnere, il calciatore, il pilota, la maestra, la velina, l'assessore, che tanto ormai è grosso modo la stessa cosa. Se invece la bambina, il bambino magari risponde: ma non lo so, veramente non ci ho ancora proprio pensato, però cioè io da grande vorrei essere felice e realizzato come persona, no? Anche indipendentemente da quello che mi capiterà di fare di mestiere. In questo caso lo segnalano allo psicologo scolastico, che è il vero grande incubo delle famiglie italiane, lo psicologo, il parere dello psicologo che misura l'equilibrio emotivo tuo e di tuo figlio. Non so i maschi, non so i padri, noi mamme, Teresa, tu me lo confermi, sì, siamo stremate, viviamo nel terrore che la nostra creatura non si dimostri perfettamente in regola. So, se la bambina, mentre la porti a scuola, ti chiede alla mamma: mami, ma com'è che tutte le mattine quando mi porti a scuola ci passa davanti il camion dell'immondizia? Panico. Perché mia figlia mi fa questa domanda? Che cosa mi sta chiedendo veramente? Che cosa rappresenta per lei il camion? E il fatto che lo incontriamo tutte le mattine è una rassicurazione o invece qualcosa che la turba? E forse la turba particolarmente perché è il camion dell'immondizia? Forse la mia bambina si identifica con l'immondizia? Forse è in una fase anale particolarmente conflittuale, quindi vive come immondizia i suoi stessi rifiuti, quindi ho sbagliato tutto, Dio. Forse si vive come immondizia perché si sente una donna e forse io non l'ho abbastanza sostenuta nel suo ruolo femminile, ma è un disastro, dovrebbe andare in terapia io, mia madre, mia sorella, mia nipote, quella stronza di mia cognata che sono sicura che dice tutta crepe crepe. È il vero incubo delle mamme italiane, crepe, che qualcuno avvisi crepe, che tu non sei all'altezza delle aspettative. Un incubo al quale ultimamente contribuiscono anche i padri. In generale la famiglia italiana a me sembra che viva un momento di grave crisi di autorevolezza. Infatti ci spiegano che guarda Zambotti come assente. Beh, guarda, se mi assente la sociologa c'è da preoccuparsi. Antropologa, scusa. No, va benissimo. Antroposociologa. Sì, abbiamo bisogno come genitori di certezze che in noi non sappiamo trovare. Infatti ci hanno insegnato che dobbiamo dire ai nostri figli i no che aiutano a crescere, sì, che aiuteranno a crescere loro, ma non ci fanno invecchiare precocemente, perché la creatura non accetta tanto facilmente il no. E soprattutto i nostri figli hanno questa capacità, cioè, gli dai una punizione, ma una cosa minima, tipo: stasera non esci. Cioè tu mi stai dicendo che io questa sera, che è sabato, non posso uscire? C'è Dickens, c'è tutto Dickens dentro questi bambini. C'è lo sfruttamento del lavoro minorile, c'è la sofferenza, che gli sono stati venduti. Sono bravi, sono troppo bravi. E infatti il genitore italiano annaspa e arriva al punto, e questo credo che dia la misura della tragedia educativa ma anche proprio relazionale, arriva al punto di rivolgersi, di tirarsi in casa personaggi come Tata Lucia. Ora, io non so cosa pensiate voi di Tata Lucia,
Io piuttosto che far incontrare un bambino con tata Lucia, ma guarda, piuttosto il lupo cattivo, l'uomo nero, lo sgabuzzino con le scope. Tata Lucia, con quello che dice, con quel sorriso, con quelle calze, ma come si fa a tirarsi in casa una come tata Lucia? No, un po' severa, un po' distaccata. È un disastro, diciamo. La famiglia è in crisi, ma perché? Perché? La famiglia è in crisi perché in teoria il nostro paese non fa che inneggiare la famiglia, la famiglia maiuscola, la famiglia la sosteniamo, la difendiamo, c'è una sola famiglia, vi dico io com'è, io ne ho avute 5, quindi vi posso dire com'è l'unica famiglia autorizzata ad esistere, ma in realtà è la famiglia maiuscola, la famiglia minuscola, quella con l'iniziale minuscola, quella di tutti i giorni, non gliene frega niente a nessuno, non ci sono i nidi, non ci sono gli asili, non ci sono gli orari flessibili, le mamme sono vessate, caricate in una quantità di responsabilità spaventose, ma chiunque, una ragazza, una donna già magari non giovanissima, che si pone il problema, un figlio, adesso? Ma sarà il momento? Certo che bello, non sarò mai più sola. Porca miseria, non sarò mai più sola. È una contraddizione forte, come ti muovi, sbagli, nessuno ti aiuta, non sai come affrontarlo, no? Ti viene una specie di paralisi, sbaglierai comunque. Secondo me, e con questo concludo, una buona regola, mi sento di consigliarlo alle aspiranti mamme, sarebbe forse quella di affrontare il neonato direttamente, all'americana. Presentarsi, proprio mettere le cose in chiaro, dirgli salve, io sono tua madre. Mi pare corretto e doveroso informarti subito che secondo una scuola di pensiero contemporanea molto diffusa e attendibile, il mio ruolo nella tua vita è destinato ad essere centrale e devastante. Puoi... puoi tranquillamente attribuire a me la colpa del, diciamo, 90% circa di tutti i tuoi guai, problemi, sfighe, frustrazioni e catastrofi. Per il restante 10% al momento puoi prendertela con lo spread, ma domani è un altro giorno e si vedrà. Grazie, Lella. Grazie a te. Lella, c'ho mia figlia che si mangia le unghie, ha 3 anni e 3 mesi. Beh, vuol dire che hai denti, è una cosa bella, no? Va bene, grazie. Lella Costa, mi è rassicurata. Stavo andando alla psicologa io. Perché in effetti non è che... Dottoressa Zambotti, ho visto che ha alzato la mano. Sì, no, per famiglia è vero che è un po' un'istituzione in Italia fondamentale, insomma lo Stato si basa sulla famiglia, sappiamo anche il ruolo della religione e via di seguito, ma che intanto sarebbe utile guardare ai vari modelli di famiglia che ci sono in giro per il mondo, perché magari così anche le madri un pochino si sentono deresponsabilizzate. Per esempio, una mi veniva in mente, quella magari per noi donne un pochino più allegre. No, non per noi donne un pochino più allegre, non noi donne. Un pochino più allegre, ma un modello di famiglia un po' più allegro per noi donne. Okay. Vede a cambiare una parola come cambia tutto. Il modello poliandrico. Poliandrico? La poliandria, cioè noi siamo abituati alla famiglia monogamica, io donna con lui uomo, oppure diciamo lui uomo con lui uomo, se un giorno arriveremo al riconoscimento, oppure lei donna con lei donna, però uno è uno, diciamo. Invece per esempio, c'è un'alternativa, zitti, ascoltiamo. Cioè, quella poligamica dell'uomo con più donne la conosciamo e anche basta. Che ma non si sa che cosa deve fare un uomo con tante donne. Non ci riesci con una, ci deve riuscire con tante. Vabbè, comunque. Vabbè. Ma invece la c'è... poliandria è una donna con più uomini. Esiste anche questo. Dove? In Tibet. Dove? In Tibet. Trasferiamoci in Tibet. No, è un po' lontano in effetti. Ma chi se ne fotte? Però chi se ne fotte in effetti. È perché lì la donna sposa tutti i fratelli. Non è 7 spose per 7 fratelli, ma è una sposa per i 7 fratelli. Ma scusate, la fatica, devi lavare 7 camicie. No! Cioè ragazzi, ma non scherziamo proprio, a me uno me ne basta. Ma no, 7. Lì è così, no, ma lei è un po' regina poi della casa. Perché lì il matrimonio e la famiglia è legata alla successione della terra. Per cui se noi teniamo la donna con tutti gli uomini sullo stesso appezzamento di terra... un po' antica come visione, però almeno non c'è da dividere la terra tra tutti e si sta tutti lì, capito? Però è l'unico caso al mondo di poliandria. In Tibet. Ma la cosa interessante è... lei, tutti in una volta o una sera? Beh, è vero che l'antropologo fa osservazione partecipante, cioè sta lì, osserva e partecipa, ma non è che... cioè, non è che
si arriva proprio lì proprio al letto. Niente, questo resterà un dubbio. Ma noi ci accontentiamo anche di una alla volta, è vero Tosca? Ma a me mi sembra che basti, cioè mamma mia che fatica. Ma tu perché devi lavare le camicie? Lei già pensa al lavaggio delle camicie. Ma poi in Tibet non ci sono le camicie. Le camicie gliele fai lavare al fratello più scarso. Esatto. Una cosa la deve fare. Scusa. Adesso io chiamerò qui un attore che è la rivelazione nel cinema italiano, ha vinto il premio speciale delle Nastri d'Argento e lo chiamo un po' perché si deve redimere, perché lui è stato il protagonista di Scialla, che prende proprio il titolo di un film che ha questo nome, Scialla, che è un termine gergale nuovo, e quindi è giusto chiamarlo Filippo Scicchitano. Ah, bello! Quanto è bello, ma quanto è bello stare, è che è troppo giovane. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Intanto ti devi redimere per Scialla, che significa Scialla? Oddio, penso che ormai lo sappiano tutti. Io non lo so, Scialla, dillo, che mia madre non lo sa, dillo, Scialla, che significa? Una cosa tranquilla. Una cosa tranquilla? Sì, una cosa... Dai, stasera... Scialla. Dai, stasera facciamo una cosa tranquilla, una scialla. Eh sì, anche perché il programma è molto tranquillo. Quindi... È molto tranquillo. E sì. Che vuoi dire? Meno si sta annoiando, spezzi, siccome è giovane lui. No, allora, siccome ti devi redimere, poi perché così facciamo un... Io le dico delle frasi con i termini normali, consueti, quotidiani, lui li dirà con i termini invece desueti, un po' arcaici, perché così quando voi parlate dei fatti vostri, con i vicini che vi ascoltano, quando vi ascolteranno... almeno impareranno qualche parola, a parte farsi i cavoli vostri, impareranno anche qualche parola, vai. Quella pettegola di tua madre a tavola non mi fa mai parlare, pensa di sapere tutto lei. La tua mamercula ciarliera al desco non mi dà mai udienza, è proprio una salamistra. Troppo salamistra. E il problema è il tuo, che non ti fai mai valere, perché sei un cretino buono a nulla. E il quibus è in te, ciuffa al mosto. Poiché sei un pascibietolo pispolone. Pispolone pure bella. Soppo pispolone, pispolone. E levati quel sorriso dalla faccia che mi fai andare fuori di testa, idiota. E dai, recui al tuo risbaltante cachinno, che mi fai risbarrire la tresibonda. Farabolone. Vabbè, tu le stai sbagliando alcune parole, perché tanto loro non se ne accorgono. Non hai capito qua, il gioco che è questo. Che furbo quello! Allora, per te è sempre tutto uno scherzo, è vero? Come se fossi un bambino deficiente. Ogni cosa ti appare come una citolezza. A guisa del lattonzolo. Di un bambino deficiente è lattonzolo. Bello, no? Brutto, cretino, scimunito. Arfasatto lavaceci. E se becca ancora la tua collega che ti gironzola attorno in quella maniera, ti giuro che faccio scoppiare un casino. E se mira ancora quel cocotina... scutrettolante, do principio alla pugna. Però scutrettolante è molto onomatopeico, perché si immagina questa che non solo muove il culo ma pure le tette, cioè proprio scutrettolante. Un nipote più mi sta facendo la testa tanta, sapete una schifezza, che ha già fare con te un osaccio, perché io ogni mattina, ma su, se la travagliare, la vacca si radda, ma che accomodare, che accomodare, mi sta facendo la testa tanta mia, e tu mangi, mi rompi le scatole. Caga pensieri. Come? Qual è la caga pensieri. Qual è la traduzione? Caca pensieri. Ah, perfetto, grazie. Allora, sono, in effetti è vero, sono in un po' caca pensieri. Grazie a Filippo Scicchitano che si siede nel divanetto ma poi ritorna. Siediti nel divanetto in mezzo alle due femmine. È un onore. A proposito sempre di parole diciamo particolari, abbiamo un comico genovese, ma non è un comico, è un attore. Per me comico è un diciamo, dare del comico a un artista è una cosa bella, mi piace, quando dico sei una comica, sì, mi piace, però lui è anche proprio un attore ed ci parlerà un po' del mugugno genovese, lo so, mamma, tu dici, ma invece capirai tutto anche tu, ed è Maurizio Lastrico. Buonasera. Anche mamma capirà. Maurizio, ciao Teresa, ciao a tutti.
quante volte ho detto Maurizio Lastrico? Un bel po'. E anche stasera. E anche se stasera sono qui è per denunciare la mia genovesità. E una dice, c'avevo i capelli più lunghi. Sì, me li sono fasciati perché c'avevo dei dread naturali. E stasera sono qui per denunciare appunto la mia genovesità. E non tanto nella spilorceria, nei casini, ma la difficoltà proprio di noi genovesi di goderci le cose. Anche stasera mentre venivo qui dicevo ma chissà, ci sarà gente, andrà bene. Ecco, per darvi un parametro di questa cosa, mia mamma, la prima volta che mi ha visto in televisione, ha commentato così: ma ti danno almeno qualcosa lì che va? Non ti dico i cartelloni, ma vieni, mi incontro. No, io vengo da un paesino dell'entroterra ligure di 6.000 anime che si chiama Santolcese, lì i punti di crescita per il giovane uomo sono sostanzialmente due. Lì c'è il bar e l'oratorio della chiesa, che sono due mondi apparentemente così distanti, ma accomunati dal fatto che in entrambi i luoghi viene spesso nominato il nome di Dio. E io lì mi sono formato, ma tutto questo preambolo per raccontare, io quando andavo con mio papà per mano nelle osterie, sentivo gli anziani che litigavano fra di loro, per il calcio, per il tempo. E ne ho trascritto una specie di gramlò di musica. Non si preoccupino anche i non genovesi, perché anche quelli di Genova non capiranno tutte le parole. È una sorta di insalata di tutte le belinate che sentivo. E nella mia testa, quando entravo con mio papà dentro l'osteria, era un suono che faceva così. Belinde figgete, ragazzine che hanno 13 anni, non te la mi manco, sono subito lì che dai in giro a tutti quanti. Ma non che manco c'ho gusto di dirci una poesia, un complimento che dà a tutti così. Ma hanno fatto presto, costava 1.000 lire, hanno tutto raddoppiò, costa 1 euro. Non ti che manco c'ho palanche da arrivare a fin d'un mese che te arrivi così. Belinde arabi, albanesi, che vengono qui a Milano, vengono a fare la moschea. Ma veni un po' Islamabad a dirci come fare una chiesa. Quei scimitar arriva, te mandano via quelli luoghi. Belli, ma cossulea, cos'era il cine di una volta? Io mi ricordo Humphrey Bogart. Come si chiamava quello film lì, come scordo sempre? Il lungo fiume dell'indomani. Belling, Humphrey Bogart, in su punte, qua bionda, tutti i capelli cotunè, che fumava e Mercedes, sigarette da bagascia. Belling, la ria in Humphrey Bogart, si leva il cappello e ci dice, non ci vedremo mai più, mai più. Bellinco sulea, non faceva niente, t'arrivava a un mondo. Mandaci un po' un scamarcio in show punta a parlare qua a bionda. Pigiacasci in tu cuve fa un bungee jumping senza l'elastico, Belin. Belin de PlayStation, e Belin sarà a mondo così, Belin. Fava tutto così, che fai, Belin. No, che cosa, che cosa. È bravo, scamarcio. Scamarcio, lascialo perdere. È bravo, scamarcio. Belin di PlayStation, Game Boy, iPhone, rebighe elettronici. Gangliogi cusci aliene da un mondo sti sueni e fuman. A noi altri ci portavano a veder mangiare il gelato. Su guy, vimo qua a terra. Venia una bella guerra, bruti luoghi. Mista cosa de Maria de Filippi, amici, non posso ciò a miala. Mi pazienza, Teresa, Belin. L'altro che ha un figlio da amici di Maria de Filippi, anche bello, muscoloso, prestante, che l'ha messo a sbarretta, fa 5, 6, 7, plie, grand jeté. E piangeva disperato perché un altro bulicio da sua stirpe. Ugaditu, tu non sei artistico, ballo meglio di... Ma vieni un po' a portare il cemento come alle 6:30 di mattina, luego. Plie grand jeté del cemento, qual'altro, vieni. Qual è il mondo che non è possibile, vieni, è una cosa che non si può più, cosa. Vieni che l'altra volta in quell'autobus su 7 sbarrò, pinco uscì da gente che non ti mesciavi, è un casino. Un bel momento conducente ti hanno frenato, mio tio Zuna già stema un bestemmione così, aria una scignola, tutta impetia, mi dice, ma le sembra il caso di bestemmiare? Ma secondo lei ha avuto il tempo di stabilire se era il caso o no? Mi sciortia così come l'ha andata a parte, ma se gli ha un centro avanti quella lì da solo, ma l'allenatura che deve di qualcosa un bel momento, anche a tosto belinde finlandese che l'han pagato 25 miliardi, slengua musse come si chiama, che aveva fa tutto l'estruso, tacco punta così, ma ti è una ballonare vicino a parte, io non porta, no? Ma te si go sette dei fiori, ma non ti hai visto che ha donna lì davanti? Momenti cado, belinde, hai visto che ha donna lì davanti? Che fai la primea? Ma allora sei scemo, ma sei scemo così di tu o ti hai fatto un corso propedeutico? Pensa ci scemo du globo terracqueo, allora ti maudisci che ho barno di piacere, fa, fa, bro. Mi ha dato il mondo magari, Maurizio, non ti arrabbiare! Belin, mi fa ragione.
Ciao Terre, bello, grazie. Bello, bello Maurizio. Abbiamo i sottotitoli. Grazie dell'accoglienza. Il nostro omaggio alla Liguria, che è la seconda regione che ci guarda di più, quindi ci volevi. Selezionate la seta, Miala, perché l'Ena TV belin di qualità, non queste belinate qui. Slinguata a Terre alla seta. Maurizio Lastri. Grazie dell'accoglienza, viva voi. Ciao, bellissima. Grazie, Maurizio. Un altro omaggio alla Liguria ce lo fa Jessica. Ritornerai, lo so, ritornerai, e quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te, e scoprirai che nulla è cambiato, che per cantare bene questa canzone non basta avere una bella voce. Jessica! Grazie. Grazie. Bentornati a Se Stasera Sono Qui. Se Stasera Sono Qui è perché ho il mio divanetto con... vado di qua, per ordine d'ingresso. La dottoressa Sara Zambotti, antropologa. Tosca d'Aquino, perennemente a dieta, ma non è vero. E poi l'attore rivelazione del cinema italiano, Filippo Scicchitano. Che è... Filippo, dimmi. Non hai fatto il Se Stasera Sono Qui, devi fare Se Stasera Sono Qui, non l'hai fatto, lo sei preparato? È vero, Te lo prepari? Ce l'hai preparato? Sì. Sì, ce l'hai, ti sei preparato prima, allora dopo lo fai. Ok, me lo fai fare? Va bene, allora abbiamo spazio alle nostre quote rosse. Sapete che abbiamo un comico di sinistra che è stato imposto dalla rete. Io non lo volevo, ma mi costringono. Lui è Gianluca De Angelis. Buonasera, compagni. Buonasera. E mi sento a casa con Ballarò. Cosa c'entra buonasera. Questa musica? Buonasera e benvenuti a questa edizione straordinaria di Ballarò a Reti Unificate. Stasera si parla di pensioni, come ottenerle, contributi, anzianità, punti fragola dell'Esselunga. Ok, l'Esselunga in Sicilia manco sanno cos'è, è un supermercato, mamma. Ne discutiamo in studio con i nostri ospiti, Rutelli, Alfano, Casini, Di Pietro, Renzi, Boy George, Dragon Ball e Stramaccioni. Ospite speciale Teresona Mannino. Ma Stramaccioni c'è sempre. Teresona. Ragazzi. Teresona. No. Sara Zambotti. Beata chi se la fa la Zambotti sul sofà. Ma smetti, Bona. È un'antropologa. Sara Zambotti. Allora, tu mi hai rovinato la vita familiare. Mia figlia Giuditta, 3 anni, mi chiama a casa Teresona, veramente. Giuditta non lo farà Terry, più. Terry, qui non va, veramente. Sembra di essere a un toga party della Polverini, veramente. Ma mai, dai, siamo non stati lo so. Serissimi. Chi entra adesso? Lando Buzzanca vestito da Trimalcione. Io sono disperato. Dai, ti salvo io con un bel pezzo di satira politica impegnata. Non sei riuscita a fare una battuta di satira. Allora, l'Usi della Margherita. L'Usi della Margherita è in convento agli arresti domiciliari. Sta cercando la fede, la speranza e la cassetta delle offerte. È così, questo è. Sono bella, le notizie bella. Proprio scottanti dell'ultimo. Una l'ha fatta finalmente. Senti, grazie, l'hai fatta, te ne Nicole puoi andare. Minetti ha sfilato, una sfilata di moda l'altro giorno, ed è subito polemica, le ha detto basta parlare della mia passerella.
per cortesia, vattene. Dov'è? Voglio lanciare un segnale di distensione anche ai compagni del PDL, insomma gli avversari del PDL. Eh no, sono compagni, è un infiltrato, ragazzi, ammazziamo. Agli avversari del PDL, mettete Fiorito nei vostri cannoni. Ma chi è Fiorito? Vado, perché questo è veramente un agghiacciante gioco di parole. Chi è Fiorito? Fiorito è Erbatman, dai. Erbatman. Sì. Vado, perché io te lo giuro, starei con te ore. Baciami i piedi. Ho un appuntamento galante, devo andare a limonare la Gabanelli. Ciao, a dopo, ciao. Dopo ce ne fai un report. Per fortuna ce lo siamo tolti, la quota rossa l'abbiamo avuta. Invece andiamo invece adesso ad un uomo, ragazzi, per averlo non vi dico, 6 mesi fa l'abbiamo dovuto inventare, ancora non sapevamo di fare la trasmissione, l'abbiamo chiamato, perché voi sapete che cos'è il MIT, il Massachusetts Institute of Technology, praticamente è il centro di tecnologia, di studi più importanti di tutto il mondo, e chi è il responsabile? Un italiano, Carlo Ratti, e noi ce l'abbiamo! Benvenuto Carlo, onore e prestigio dell'Italia. Ciao, buonasera. Di più. Buonasera. Il benvenuto in Italia, visto che vive in America. Grazie. È giusto. Beh, grazie, è un piacere essere qui. E se stasera sono qui è per raccontarvi come sta cambiando l'architettura. E voglio raccontarvelo partendo da un esempio. Un esempio che parte da un'altra disciplina, dal campo della Formula 1. Qualcosa di molto interessante è capitato in Formula 1 negli ultimi 10-15 anni. 10-15 anni fa, se volevate vincere una gara, avete bisogno di una buona macchina e di un buon pilota, di cose fisiche. Oggi, se volete vincere una gara, avete bisogno anche di un sistema di questo tipo. Un sistema fatto da migliaia e migliaia di sensori che raccolgono informazioni in tempo reale dalla macchina, che le spediscono a quei computer dove vengono analizzate e processate e servono per prendere decisioni in tempo reale. In altri termini, se siete degli ingegneri, lo chiamereste un sistema di controllo in tempo reale, che in due parole è un sistema fatto di due componenti, una componente di sensing, di raccolta di informazioni, e una componente di actuation, di risposta a queste informazioni. E se volete, sensing and actuation è un po' quello che fa qualsiasi sistema dinamico, un po' quello che fa qualsiasi sistema vivente. Quando ci incontriamo, facciamo sensing, ci tocchiamo, ci guardiamo, ci stringiamo la mano, raccogliamo informazioni e poi rispondiamo a queste informazioni, sensing and actuating. Beh, la cosa interessante, secondo noi, è che oggi, per la prima volta, nelle nostre città, nei nostri edifici, nei nostri oggetti si stanno verificando cose simili, cioè le nostre città stanno iniziando a comportarsi un po' come quella macchina di Formula 1. Possiamo raccogliere un sacco di informazioni dal nostro ambiente e con queste informazioni possiamo poi prendere decisioni in modo diverso, come se ogni atomo del mondo esterno diventasse sia un sensore che un attuatore. Beh, la domanda è, voi mi direte, beh, a questo punto bene, ma cosa ce ne facciamo? È qualcosa di, secondo noi, di interessante, perché è un po' come se le cose del mondo esterno diventassero molto più, ci rispondessero in modo diverso. Questa è un'immagine da una mostra che era al MoMA, al Museo d'Arte Moderna di New York, qualche mese fa. Noi eravamo parte della mostra fatta da Paolo Antonelli, e l'idea era talk to me, l'idea che grazie a questi sistemi le nostre cose, i nostri oggetti, le nostre case, i nostri edifici, le nostre città ci rispondono, ci parlano, talk to us. E se volete non è nient'altro che un po' il vecchio sogno di Michelangelo, quando prende il martello, lo scaglia al Mosè e grida perché non parli? Ecco, oggi le nostre cose, le nostre architetture possono iniziare a parlarci. E due esempi molto veloci per farvi vedere, li ho divisi in sensing e actuating. Uno di sensing, per vedere le informazioni che oggi possiamo catturare dall'ambiente che ci circonda. In questo caso, sapete, se prendete quel computer, sapete tutto di quel computer. Ogni chip lo vedete, potete tracciarlo, sapete dove è stato prodotto, come si è mosso, come è diventato alla fine quella macchina. Quando però lo buttate via, fra qualche anno, sapete molto meno di quel computer. E allora abbiamo preso delle piccole etichette intelligenti e abbiamo messe sui rifiuti per vedere dove vanno a finire. Abbiamo coinvolto 500 persone volontarie a Seattle, che sono arrivati con 3.000 tipi di rifiuti diversi. Li abbiamo etichettati, cose di tutti i tipi, da vecchie scarpe a giocattoli a e-waste, rifiuti elettronici.
poi abbiamo iniziato a seguirli. E qui li vedete da Seattle, il giorno in cui sono stati buttati via, come hanno iniziato a muoversi per la città, poi hanno raggiunto le discariche, le prime discariche vicino alla città, dopo 6-7 giorni. Ma poi una grande sorpresa, dopo una settimana alcuni dei rifiuti, soprattutto i rifiuti speciali, gli waste, che hanno iniziato ad andare in giro per tutti gli Stati Uniti, ciascuno di solito traccia solo un pezzetto di questa catena, invece questo è stato un modo per tracciare tutte le fasi. Vedete, la costa est, la costa ovest, a volte in modo assolutamente caotico, da est a ovest e poi di nuovo a est. E ancora in giro dopo un mese oppure due mesi. Questo sul sensing, cioè siccome oggi possiamo raccogliere informazioni dalle cose che ci stanno intorno. Ma come nel caso della Formula 1, l'importante è poi l'actuation, la risposta. Come in realtà rispondiamo a queste informazioni? E qui voglio fare vedere un esempio di un progetto fatto all'ingresso dell'Expo Mondiale del 2008. L'Expo del 2008 in cui il tema era l'acqua e il sindaco della città dell'Expo, Saragozza, venne da noi con una domanda ben precisa. L'acqua è stato un ingrediente fantastico dell'architettura, dell'urbanistica nei secoli passati, soprattutto nell'Europa del Sud. Come possiamo usarla oggi in modo nuovo? Beh, una delle idee che venne fuori discutendone era immaginate di avere un tubo e a questo tubo applicate molti rubinetti che si aprono e si chiudono controllati da un computer. A quel punto potete, aprendo e chiudendo, controllare le gocce e creare un muro d'acqua su cui potete scrivere, far vedere immagini, testi, qualcosa che quando vi avvicinate si apre per farvi saltare. Al sindaco piacque l'idea, ci diede l'incarico di fare, di progettare il padiglione all'ingresso dell'Expo, chiamato Digital Water Pavilion. Qui lo vedete, tutti i muri sono fatti d'acqua. Quando vi avvicinate non ci sono porte o finestre, ma si apre per farvi entrare. E poi quando siete dentro, i muri, gli spazi si allargano e si restringono a seconda di quante persone ci sono. Diventa uno spazio fluido e flessibile. Il tetto è anche coperto da un piccolo strato d'acqua. E poi se c'è troppo vento potete abbassarlo per minimizzare gli spruzzi. Oppure a fine giornata potete chiudere il padiglione e l'architettura intera scompare. E per finire, due cose che voglio dirvi. Gli stessi strumenti potete usare nella scala urbana. Questo è un nuovo quartiere, una nuova città che stiamo progettando in Messico, a Guadalajara, si chiama Ciudad Creativa Digital. È quello che di solito viene chiamato Smart City. Oppure potete passare a Smart Home, a cosa come le nostre case, i nostri oggetti e il nostro arredamento sta cambiando. A noi non piace tanto la parola smart, ci piace più sensible. Sensible è il nome del nostro gruppo. È sensible perché alla fine tutto questo non riguarda la tecnologia, tutto questo riguarda gli effetti che può avere su di noi, sulle persone, come in questo caso dove c'è un sacco di tecnologie, un progetto per in Piazza della Scala, qua a Milano, per Trussardi, ma tutta questa tecnologia alla fine non c'è e serve soltanto per creare uno spazio che sia più verde, più sociale e più piacevole per noi che lo abitiamo. Grazie. Grazie a Carlo Razzi, un ospite prestigiosissimo, ragazzi, prestigiosissimo. Filippo, che hai capito? Beh, no, Filippo, io prendo in giro perché è un ragazzo molto intelligente, quindi posso permettere. No, è bella questa cosa della tecnologia applicata all'età. Sì, no, sono rimasto impressionato dalla struttura dell'acqua che scende, poi c'è la gaffe che si blocca, però fa parte del gioco. A me, devo dire la verità, Teresa, mi è interessato molto quella cosa dei rifiuti. Anche secondo cioè, me. Cioè, la ricerca, perché dobbiamo sapere tutto il tragitto di questa monnezza? Questa era una bella domanda che volevo fare al professore, no, perché è anche un bell'uomo affascinante. Lo sai perché? Perché così almeno ci rendiamo conto che quando le buttiamo non è che spariscono, restano. Ecco. E quindi è importante rendersi conto di questo, perché magari consumiamo di meno, buttiamo di meno, li riutilizziamo. Certo, un po' ti fa invidia perché vedere tutte le cose, la monnezza che viaggia e tu magari ti fai le vacanze Hai capito? A Milano. È vero, un po' è fastidioso, un po' è fastidioso. Adesso, per queste città più intelligenti, per queste città dove la tecnologia viene applicata, abbiamo bisogno di politici. Di politici, dov'è Martino che mi deve dare una cartelletta? Martino è il nostro assistente di studio. Guardatelo che bello. Babbo Natale da giovane. Ormai è stato... Abbiamo bisogno di politici che sappiano insomma, rendere le nostre città più vivibili e più tecnologiche. Noi abbiamo delle ragazze che insomma hanno un percorso culturale particolare che però si propongono. Allora abbiamo Giorgia Ribini, si propone
come insomma politica, alla regione, provincia, comune. 26 anni, Miss Muretto, da grande vorrebbe fare l'assessore all'edilizia. Vabbè, dai, Miss Muretto, è giusto. Poi ci abbiamo Eleonore Riccadonna, 23 anni. Tutto bene, Eleonore? Intelligentissima. Miss Maglietta Bagnata, sogno un posto da assessore alle risorse idriche. E però devi sculettare un po' di più, perché alle risorse idriche c'è molta, c'è molta competizione, quindi deve essere un po' più. Poi ci abbiamo Sandra Buggi, 21 anni, Miss Ingambissima. No, lei devo dire non ha grandi velleità, ma secondo me a te ti fanno ministro, te lo dico, eh. Non ha grandi velleità, perché a lei basterebbe fare soltanto l'ospite a porta, quindi è una cosa semplice. Poi ci abbiamo Alessia Cannarotta, 24 anni, bellissima anche lei, Miss Cocorico, che vorrebbe fare l'assessore all'Happy Hour. Grazie ragazze, secondo me ce la possiamo fare. Un applauso a queste bellissime intrichini. Grazie, grazie. A chi la do questo? A chi te la do? A te, Gioia, Maria, tutto lei, vuole fare tutto lei. Lo sai che dopo devi cucinare, eh? Dobbiamo fare una cosa, dobbiamo fare la pizza, l'abbiamo detto, la dobbiamo offrire al pubblico. Adesso abbiamo un altro personaggio particolare per il prossimo Se Stasera Sono Qui. Allora, lui è uno scrittore, un intellettuale, un tipo molto bizzarro. È completamente pazzo. Quindi non so che cosa aspettarmi da lui, ed è Fulvio Abate. Buonasera. In realtà io conosco il suo viso. Io conosco il suo viso, ma... Mi siedo? Grazie. Allora, se stasera sono qui è perché domani, Teresa, ma io non possa dire, è venuto Fulvio Abate e non ha detto un ben amato cazzo. Questa è la mia intenzione, cominciamo così, perché ci sono state delle parole straordinarie fino adesso, piene di senso, e io, essendo, come tu hai detto, oggettivamente un intellettuale, ho deciso di venirvi a rilassare, insomma, il nulla. Pensa se in questo momento il funzionario di rete, quando andiamo in onda, dicesse, ma questo, il silenzio, improvvisamente... Cosa è venuto a fare? Quello che dicevo prima, nulla. Anche se poi vedremo che ti vedo preoccupata. No, non lo so. Ecco, però, siccome io voglio essere misericordioso, e tu sei palermitana come me, ti racconterò una... per misericordia, insomma, perché in realtà non vorrei dire nulla, non vorrei fare nulla. Come vedi, sono venuto da... coin abiti, da candidato alle primarie del centro-sinistra. Da colonnello garibaldino. Chi vince? È irrilevante. Siamo persone ricche di famiglia, quindi non dobbiamo neanche porci questo problema. Bravo, è irrilevante. Ecco, insomma, ci impoverisce l'argomento. Nulla. Allora, Franco Franchi, sapete chi era? Era un comico che insieme... No, sapete chi era? È importante chiederlo, perché per i ragazzi... è un'immagine sbiadita, Franchi e Ingrassia, due comici. Bravissimo. Che hanno rappresentato un pezzo di storia del nostro cinema, anche nelle cose peggiori, più sbracate. A un certo punto, siamo negli anni Ottanta, fine anni Ottanta, Franchi, il comico, il basso, riceve una telefonata da Domenica Inn. Tenete a mente questa parola, Domenica Inn, da Raffaella Carrà, che lo invita. Dice, ti vorremmo insieme a Ingrassia in trasmissione a Domenica Inn. Allora Franchi telefona a Ingrassia e gli dice, Ciccio, mi hanno chiamato che ci vogliono a Domenica Inn. E Ingrassia risponde, lunedì semmai. Vorrei concludere con una storia triste, che è la condizione... della donna innamorata, di una certa donna innamorata che sceglie di passare le giornate nel modo più
suicida ascoltando il brano Minuetto di Mia Martini, convinta così in qualche modo di trovare conforto nell'emozione della voce dell'indimenticabile Mimì. Ovviamente è una tortura che infligge a se stessa. Improvvisamente arriva una telefonata, e intorno alle 7 di sera, alle 19, chi è che chiama? Lei spera sia lui, e invece no, è Sky che ti propone il pacchetto cinema. Tu li mandi a fanculo subito. Poco dopo, perché lui ha dei problemi, lui disoccupazionato, risquilla il telefono ed è lui che chiama per conto Sky che l'ha assunto al call center e non sapeva di chiamare lei. Ma alla fine si fidanzano o non si fidanzano? La fine è amara, e che volevi pure il lieto fine? Non dobbiamo dare speranze, non bisogna dare essere implacabili. Fulvio Abate, che io sono felice di conoscere. No, volevo dirti una cosa, le arancine al Baralba non sono più quelle di una volta. Perdonate, sono conversazioni da palermitani. Non sono più quelle di una volta, no. Baralba, ma perché secondo te mi mangio le arancine al Baralba, io mi mangio quelle di mia madre. Ah, vabbè, scusate, ma i palermitani quando si incontrano hanno una serie di diciamo, di argomenti sempre quelli. Il mangiare. O mangiare. Un mangiare e un mangiare. Bene. Fine la conversazione. Ma dice, ma la mafia? No, un mangiare. Grazie Fulvio perché mi hai fatto ricordare questa canzone fantastica che è Minuetto, cantata da Mia Martini. Grazie. Prego, cara. Complimenti per la trasmissione. È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue, strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto. Mai dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi. Tanto sai che quassù, male che ti vada, vai tutta me se ti andrà per una notte. Na na na, na 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 na, na 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 na. Oh, e cresce sempre più la mille. Thank you.
più bravi, non è Shanghai, sempre più acrobatici. Fatemi provare sto bastone. Alessandra? Kate, madonna, Kate e Alessandra, ma che ci vuole assai? Su, Nino e Brando, ancora, ancora di più, applauso. Ah, pure microfonato, vabbè, volevo provare un attimo il micro qua, il bastone, non è che vi volete spostare, ragazzi? No, vi potete mettere anche se volete di là. È pericolosa. No, no, volevo capire come fate a fare girare il bastone. Pollice qua? Sì. Giri, bambini, riprendi. A casa, guardate come si giri fa. Giri tutto il polso fino all'ultimo, apri la mano e ti ritorna qua. Oh. Hey. Grazie, Xu. Grazie a te. Grazie, bye. Il prossimo Se stasera sono qui lo fa un giovanissimo attore italiano, amatissimo nel cinema già, anche se ha fatto soltanto due film. Per me è il nuovo Marcello Mastroianni ed è Filippo Scicchitano. Filippo! Buonasera a tutti. Benvenuto, Filippo. Grazie. Dunque, Se stasera sono qui... Si usa dire così. Sì, e poi tu argomenti, cioè una cosa importante, cioè fai un... Ah, sì, ok. Dunque, quindi, sì, se stasera sono qui, beh, non lo so neanche io in realtà perché sono qui stasera. Come non lo sai, Filippo? Giuro, cioè nel senso che io stasera sono qui, poi domani sono lì, sono un po' così. Guarda, tu sei proprio il tipico esempio del diciottenne di oggi. Quanti anni hai? Vieni qua. 18. 18? Sì. 18, stavi cadendo. Il tipico esempio. Tipico esempio. 18, non devi fare 19. A momenti, sì, a ottobre. E vabbè, ora è ottobre, chiamalo che viene. 19, ho 19 anni. Quasi 19. No, 18 per sembrare meno... Okay. Allora, per esempio, quando io avevo 18 anni, ora cominciamo a fare i calcoli, quando io avevo 18 anni, proprio. La canzone... No, Dio, proprio... Mi fa sentire vecchia stasera questa. Quando io avevo 18 anni, la canzone che vinse a Sanremo era quella di, del Festival di Massimo Ranieri, Perdere l'amore. La ricordate? Mm. Dai, cantiamola tutti insieme. Tu la conosci? Sì, no, l'ho sentita. È un po' vecchiotta, però in effetti... Dai, cantiamola, no, tutti, cantiamola sì. Tutti insieme, vai. Perdere l'amore quando si fa sera. Sera. Sembra la messa. Non la sapete più già? No. Dai, che bello, sai sempre cantare. No. Non Madonna, so le parole. Sembra, guarda, lui è il nuovo Mastroianni d'Italia. No, bello, di quel talento naturale. Ma vabbè, non in questo caso, stasera no, proprio nei film. Due nei fatti. Ti invidio, hai fatto il film con la Comencini. Ti invidio, com'è che si intitola? Un giorno speciale, sì. È già uscito, con, sta uscendo? Giulia Valentini anche. Deve uscire il 4 ottobre nelle sale. Lo vedrò perché io adoro la Comencini e ho visto tutti i suoi film, quasi, quasi tutti. Va bene, tu hai 18 anni, l'anno scorso chi è che ha vinto Sanremo? No, dai, su queste cose mi trovo impreparato. Vecchioni. Dimmi, ecco, tu se sei giovane, Vecchioni. Non va bene. Ve la ricordate? Chiamami ancora amore, ve la ricordate? Dai, cantiamola tutti insieme. Non la sa nessuno. Io non la so. Ho vinto io, quindi in questo caso ho vinto io. Scontro generazionale ho vinto io. Okay, poi per esempio, noi quando eravamo ragazzi... Sì. Andavamo in discoteca il pomeriggio, lo ricordate? Che bello. Ma tu sei, se c'hai 15 anni, quella mi cava la testa, con la faccia della nostalgia proprio, 15 anni, cioè. Andavamo in discoteca il pomeriggio e cantavamo e ballavamo i lenti, questo tipo di lenti. Guarda. Che bello, guarda tutti con la lacrima sono. Si proprio... ballava così, faccio vedere come si ballavano i lenti. Allora devi mettere le manine qua, così, e si ballava così. Stringi. Eravate contenti? Sì, stringi. Ma non devi stringere qua! Mi stringe così. Ecco così. No, è così, a questo punto ti arrivava lo schiaffo, troppo. Ah, addirittura. Sento troppo. Senti, no. Voi con che musica lì che ballate i lenti? I lenti no. Veramente? Come no? No, giuro, i lenti no. E che fate? No, io giuro che è peccato ballare. Come fate? No, però, che musica ballate? Tutto un altro tipo di musica, se non voglio offenderti con questo, però... Così, che sta qua? Ma che ballo è? Poi li giri intorno, volendo, perché poi anche noi... Com'è? Fammi vedere... Ma come fa col braccino? La guattata, quella così.
Ah, perché muovi pure. Ma mi viene con i reumatismi, viene difficile fare questo ballo, Filippo. Mi vuoi rendere ridicola? Però anche noi veniamo vicino, eh? Come? Anche tu e noi? Basta, basta, sta discoteca, siamo sulla 7! Vabbè. Chi è? Waka Waka, chi è questo? Questo è dai. Non lo so, no, non lo so, manco lo sai tu. Vabbè, altre, altre cose delle. Ma se in discoteca non ballavate i lenti, come facevate a anciuciarvi? A... Oddio, è cioè abbastanza facile al momento, nel senso c'è Facebook, ci sono questi mezzi qua. Facebook? Dai, non sei iscritta su Facebook? No, sono su, vabbè, tipo una specie di fan club, ma ha aperto un ragazzo napoletano, manco so che cosa. Ma cioè noi facevamo bello lo struscio, cioè comunque no, domenica pomeriggio, pomeriggio, la passeata da noi si chiama. Domenica passeggiavi, ti guardavi. Ma io rispetto sempre le tue, però l'altra domenica ti guardavi di nuovo. Dopo sei domeniche, quello veniva e diceva: ma guarda dove sei domenica, veniva e ci fidanziamo. No. Ma come sei domenica? E poi Facebook? Sì, noi Facebook, cioè, vai lì, gli dici ciao, sei proprio una bella ragazza, tutte queste cose qui. Ma mi lasceresti Facebook? Guarda, eh. Giorno dopo stai sfranto, perché stai sfranto dopo la discoteca. Sfranto, che significa sfranto? Neanche sfranto, sai. No, sfranto, lo posso intuire perché ho onomatopea. Beh, distrutto, dai, svegli a luna, apri Facebook e... Ah, ma tu eri quella della discoteca, da lì nasce tutta la cosa. Diciamo che è un mezzo che usano molto. Chi molto? Tu non lo usi? Io lo uso, ma sì. Tu fai sesso virtuale? Perché dice che fanno sesso virtuale? Pure tu fai sesso virtuale? No, sesso virtuale no, però... Sesso normale? Sì. Dopo avrai 18 anni, già è maggiorenne, quindi lo possiamo dire. Vabbè, qualche altra cosa, per esempio, noi in televisione guardavamo Arnold... Happy Days, La casa nella prateria, belli, proprio rilassanti, capite? Al massimo te ne andavi in camporella, dopo ti facevi l'orto, cioè erano cose se... No, ma anche mia nonna questi programmi li vedeva. Una volta penso a mia nonna. Guarda, sei ridicolo. Beh, noi... Voi che guardate? Ma te l'ho detto, sono cambiate le cose, noi guardiamo adesso CSI, così, Criminal Minds, romanzo criminale, queste cose qua. Tutti che si ammazzano. Sì, si ammazzano tutti. Anche i tuoi però non sono tanto vivi, mi sa, eh? Vabbè, ma almeno i miei morivano di vecchiaia. Come io di ammazzatini. Vabbè, altre cose, per esempio, voi i primi di novembre che festeggiate? Che c'è? Il primo di novembre c'è Halloween, è ovvio. Questo vincete voi perché noi andavamo al cimitero normale. Addirittura al cimitero. A trovare i morti, sì, addirittura. Anziché festeggiare Halloween, però qui vinciamo noi nello scontro generazionale, scusami. Vediamo. Ma noi per Natale ci avevamo questa canzone. Dale. Ma questa anche noi. Anche noi balliamo questa. Anche voi. Questa anche noi, io. Ma la vedi che alla fine siamo uguali. Ma non ci posso credere. Vabbè, alla fine sì. Anche voi. Vabbè. Questa sì. Praticamente io e Filippo Scicchitano abbiamo soltanto poche cose in comune. Questa canzone. Poi nei miei anni e nei tuoi anni le uniche cose che abbiamo in comune sono Pippo Baudo, Madonna e Bonolis. Vero. Sono, che c'erano prima e ci sono ancora. Però vabbè, siccome tu sembri più vecchio, io sembro più giovane, te la do l'amicizia su Facebook. Grazie, io ti ringrazio. Non si sa mai, Filippo Scicchitano. Non si sa mai, non si sa mai. Attenzione, questa è un'azione rivoluzionaria del Comitato di Liberazione della Sette. Glieli posso tirare i bracciali? Lasciate lo studio, sono costretto a compiere una rappresaglia. Ma cosa stai facendo col biberon? No, non è un biberon, è una molotov che mi ha dato la compagna Tata Lucia del collettivo SOS Tata. La più citata stasera. Cosa faccio, lo lancio? No. No, lo lancio? No. No, dai, la violenza non serve a niente, dai. La violenza non serve a niente. Almeno fai un gesto equosolidale. Comprando una maglietta della compagna Freddy Gruber, l'incubo della destra. Ma salutiamo la Lilly Gruber che ci lancia, ci dà sempre la linea in modo così carino. È una donna di un'intelligenza e di una bellezza rara, ho avuto la possibilità di conoscere. Prendi un po' esempio da lei. Volevo dire che tutto il ricavato con i soldi della vendita delle magliette che io vendo qua fuori a 20 euro, i soldi serviranno per fornire tutti i dipendenti della Sette, in vista dell'acquisto dei cinesi, del libretto rosso di Mao nella versione aggiornata di Hello Kitty. Eccolo qua. Sì. Sei
Un buffone. Terry, io starei qui con te per ore e ore e ore. Porto via tutto, sì. A parlare, però ti devo lasciare perché ho un appuntamento galante. Devo andare a limonare l'Annunziata. Ciao. Auguri. Auguri a te all'Annunziata. Allora, per riprendere un argomento lanciato all'inizio della puntata dalla nostra amica Tosca d'Aquino sulle diete, adesso ti faccio contenta, ci abbiamo la dietologa. La presentiamo, ci spiega tutto lei. Voi dite, ma io che parlo di diete si può sentire? Ma infatti a me non me ne fotte niente. Solo che però questa dietologa c'è un argomento interessante perché riguarda proprio la dieta mediterranea. Quindi la inviterei qui a dirci il suo, se stasera sono qui, Carla Lertola. Buonasera dottoressa. Buonasera. Io non devo dimagrire. Assolutamente. Però ci ho sempre avuto il problema inverso, ingrassare, che anche quello è un problema. È molto più, infatti non ci riesco. Buonasera. Se stasera sono qui è perché voglio difendere a spada tratta la dieta mediterranea. Vi voglio dimostrare che per dimagrire bisogna mangiare carboidrati, ossia pane, pasta, riso e così via. Per fare questo mi aiuterà la piramide alimentare, che è la rappresentazione grafica della dieta mediterranea che vi ricordo essere stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO nel 2010. Prima considerazione, vedete che alla base della piramide alimentare c'è la convivialità. Non deve mai mancare, nemmeno quando siamo a dieta dimagrante, perché sennò, oltre ai chili, perdiamo anche tutti gli amici. Facciamo un esempio. Siamo invitati a cena e stiamo facendo la dieta iperproteica. Gli altri mangiano le lasagne e noi mangiamo la bisteccona. Conto calorico, 421 calorie per le lasagne, 542 per la bisteccona. Seconda considerazione, vediamo come dobbiamo mangiare abbondanti porzioni di verdura, perché è sano e ci sazia con poche calorie. Quante volte vi siete sentiti dire, per quando hai fame, sgranocchia carote e finocchi. Siamo conigli? No, di certo. Va bene anche così. Ma se vogliamo fare qualcosa di più gratificante e che ci aiuti a non stancarci quando siamo a dieta, possiamo vivacizzare i piatti mettendo le verdure nei primi. Terza considerazione. Vedete come le indicazioni della dieta mediterranea ci danno ai pasti principali delle porzioni di carboidrati, pane, pasta, riso, eccetera. Quante volte vi siete sentiti dire di non mangiare i farinacei a cena perché ingrassano? Peccato che facendo in questo modo è praticamente impossibile non catapultarci dopo cena in cucina e spazzolare anche il più piccolo pezzetto di dolce nascosto in dispensa. Sicuramente è più importante, più carino, è meglio rimettere i carboidrati anche alla sera, perché in questo modo alzeremo la sazietà e freneremo la voglia di dolci. Questo ci riporta al vertice della piramide, dove vedete che ci sono gli alimenti che dobbiamo consumare in piccole dosi, e vediamo i dolci che sono in compagnia della carne rossa, ossia quella bisteccona che mangia il nostro amico che ha dieta iperproteica, mentre noi ci godiamo un bel piatto di pasta. Grazie. Dottoressa, io la invito nel nostro esperimento. Allora, noi siamo promotori della dieta mediterranea anche per altri motivi, perché come sappiamo dalla prima puntata venne qui Angela Morelli a spiegarci che chi mangia troppa carne consuma molta più acqua, addirittura in una bistecca di carne ci sono più di 15.000 litri di acqua consumata, quindi siamo viva la dieta mediterranea. A questo punto io chiamerei Tosca, vieni qua, Tosca. Tosta e Tosca sei tu. Tosta che sarebbe Monella. Facciamo la pizza. Buonasera, ah, aspetta che prendo un taccuino. Buonasera. Per prendere qualche appunto. Prego, è dietologa, sei attenta. Ma è bella magra, dietologa, certo. Che giustamente... No, perché certe volte è vero che vai dalle dietologhe che sono tante e tu dici, ma mi devo fidare? Bella e loro donna, dicono, ma io non è che volevo dimagrire, è lei che vuole dimagrire.
questi racconti di amici, perché io veramente ci ho sempre avuto il problema inverso della dieta ingrassante. Però dovevo mangiare pezzo di pane tanto la mattina, no, era impossibile. Poverina, che pena. Facciamo sta pasta, sì, che pene. Che dobbiamo fare allora? Chiquita, ci vuoi aiutare? Dai, metti l'origano, Chiquitano, che tu fai sempre. Vieni qua, prezziamo. Intanto, mettiamoci un mantesino qua. Guarda, quella sì. Cioè, che dobbiamo fare? La pizza? Allora, noi dobbiamo fare la pizza per capire se effettivamente è dietologo. Intanto, Chiquitano, già si capisce che sei seduta. Vieni che qua. Teresa non sa cucinare, perché la pizza, prima di tutto, la dobbiamo un poco, vedi, mal... Ma tanto questa non è che se la mangia nessuno. Ah, così si fa. Allora, tu mi devi aiutare, Gioia, tu sei il mio assistente. Certo. Tu sei il mio sogno erotico, quindi devi stare accanto a me tutta la sera. Allora, dottoressa, noi facciamo... Guarda quella che è femmina di casa! Amore, ma scusami, un poco di impastamento! Io osservo e così un giorno... Imparerai. Imparerò. Senti, Chiquitano, ma sei fidanzato? No. Fidanzato. Zitti! Non è fidanzato? E come mai? Non sei gay? È troppo bravo. No, neanche gay. Neanche gay? No, vabbè, non è che... Era giusto per sapere se uno si deve, concentrare oppure dire, vabbè, niente, non ci perdo... Va bene, non sei fidanzato, ma sei stato fidanzato. Mettiamo il pomodoro, giusto? Pomodoro? Sta prendendo appunti come se fosse... Vero, vero Tata Lucia pare che prende gli appunti. Cioè, ma ognuno deve fare la pizza che vuole, non ho capito. Ma la tua fidanzata te la fa? Te la fa la pizza la tua fidanzata che non c'hai? No, sono un po' mammone, la mia madre fa. Bravo! Quanti anni ha tua madre? Oddio, ora non torno più a casa se lo dico, però. Vabbè, super giù. 44. Giovane, bella giovane questa donna! Mi sembra. Cioè, una ragazza. Anni più di me sua madre. Vatti a sedere, Chiquitano, vatti a sedere. Vatti a sedere, ci manca pure che mi pigliano per pedofila. Vatti a sedere, che con tutto quello che ci hanno già da dire possiamo mettere. Ci stai facendo? Io metto. Cos'è, una gara di chi fa la pizza più bella? No, chi la fa dietetica. Ah, e vabbè, dietetica. C'è già un po' tanta mozzarella per essere dietetica. Ma abbiamo detto, io sto facendo la dieta ingrassante, sei brava, mamma. Dammi l'olio, passa l'olio. Ecco. Scusa. Allora mi scusi, dottoressa, ma io penso che la mia è perfetta. E anche tanto olio, troppo tantissimo. Olio. Però l'olio so che è una cosa che non fa male. Sì, ma è calorico, dovresti dosarlo col cucchiaio. Io me la faccio capricciosa. Io guarda come sono dietetica, guarda. Eccoci, guarda. Non metti la mozzarella. Allora, dopo vi diamo il consiglio, praticamente. Perché così mancano le proteine. Mancano le proteine, allora ho capito. Ah, perché ci devono essere pure le proteine, comunque. Una va bene. Va bene, uno così. Piccolino. Ok, poi che cosa ci dobbiamo mettere? No, la mia, guarda, è veramente dedicata. Ma la tua fa schifo, chi se la deve mangiare? Come fa schifo? Quello non lo so. Non c'è niente, mettiamoci pure un pezzo di gorgonzola. Un pezzo di gorgonzola. Cioè, dopo che tocco sto gorgonzola, certo, ci posso tornare a casa io? La salsiccetta si può mettere. No, mettilo qui il gorgonzola, perché almeno si bilancia un pochino. Mi bilancio un po' qua un po' di gorgonzola. Sennò diventa super ingrassante. Troppo. Dottoressa, un motivo c'è. Lei deve dimagrire, io devo ingrassare. Già si vede queste. Quindi queste due pizze sono perfette così. Perfetta! È giusto? Sono perfette. Ma quante calorie questa? Sentiamo. Super giù. E beh, insomma... Più o meno il panetto di pasta penso che sia un 2 etti circa, per cui sono circa 560 calorie uno e l'altro, una solo il panetto di pasta. Ma lei l'ha detto che la pizza faceva bene per la dieta, non è che l'ho detto io. Allora, abbiamo detto che ci vogliono i carboidrati, non abbiamo detto che non vanno dosati e non abbiamo detto che non vanno proporzionati rispetto al resto. Allora, 560 calorie più o meno il panetto di pasta, ok? Poi qui secondo me ci sono almeno 2 cucchiai di olio, 90 calorie l'uno. Confessa! Penso di sì, giuro, ho messo un paio di cucchiai ci stanno, mi piace. Va bene, e quindi super giù, non deve essere precisa. No, precisa. Super giù, 1000? No. 1500? No. 2000? 700? Ma che esagerazione! Quanto è super giù? 560 più andiamo a 90 in più, siamo a 650. Con l'uovo siamo sulle 700. Ok, la mia? Non calcolando l'eventuale olio presente nel pomodoro. Non c'è, però. Non c'è, dottoressa. Va bene. Dottoressa. E la dottoressa? Tua è un disastro. La è mia? Incalcolabile. No. Allora, diciamo una cosa però, quello che non abbiamo... potuto dire prima. E citato prima, che è la cosa più importante, che bisogna fare attività fisica. Per cui
è molto importante contare le calorie, ma è molto importante bilanciare bene la dieta tra i carboidrati, le proteine, i lipidi, le vitamine e i sali, ma poi assolutamente se vogliamo vincere la guerra contro il sovrappeso dobbiamo assolutamente muoverci. Insomma, se volete fare la dieta non vi salva neanche la dieta mediterranea, non dovete mangiare, dovete soffrire, dovete fare ginnastica, è così, non è colpa mia, ognuno ha le sue disgrazie, io ne ho tante altre e voi ci avete questa. Grazie alla dottoressa Lertela e a Tosca d'Aquino che si può riaccomodare. Grazie dottoressa, grazie. Non le do la mano perché sa di gorgonzola, così tanto per voluto fare. Vi dovete portare via il tavolo o lo presento dal tavolo? Guardate, lo presento dal tavolo perché tanto lui entra di là. Lui ha vissuto nello spazio per 174 giorni, 9 ore e 40 minuti. Insomma, è il record in assoluto per un italiano. È un astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ed è l'ingegner Paolo Nespoli. Se stasera sono qui è per dire Paolo Nespoli. Se stasera sono qui è per parlare di spazio, invece. È per parlare di spazio, lo perché, so. Che non è lo spazio che manca quando uno va nell'armadio e cerca di mettere qualcosa, ci sono tutti i maglioni, nel mio caso i miei maglioni, non quelli di mia moglie. Mia moglie cerca di metterci qualcosa ma non trova niente. È lo spazio che invece si trova quando uno va in orbita, va su. Lo spazio che si moltiplica, lo spazio che non è più solo questo, ma è quello che sta sopra, non c'è più il soffitto, non c'è più il pavimento, non ci sono più le pareti, per cui uno galleggia, gira, fa, disfa, deve ritornare un pochettino bambino, rimparare a fare tutto, rimparare a camminare, non più con i piedi, con le mani questa volta. Lo spazio che ti fa impazzire quando devi lavare i denti, perché poi non sai più cosa fare, che non ti fa fare la doccia in orbita, 6 mesi senza fare la doccia. No, racconta come si lavano i denti, perché io ho letto il libro del... I denti è abbastanza facile, perché uno prende il dentifricio, lo spazzolino, se li lava, il problema è poi lavarsi, sciacquarsi, quindi uno beve, prende un bicchiere d'acqua, se lo beve... Perché non anche prendere il bicchiere d'acqua non è molto semplice, prende una cosa complessa, si mette un po' d'acqua in bocca e manda giù tutto, come si faceva da bambini. Perché senza... non si può sputare l'acqua? Beh no, si sputa, ma qui l'acqua quando uno sputa va per terra, lì non va per terra, va in giro. E quindi, così come la doccia, se uno cerca di fare la doccia, ti arriva una bella bollona d'acqua in faccia e ti rimane lì e può anche non darsi respiri. Che... Eh sì, potresti annegare nel bicchiere d'acqua o nella bolla d'acqua. Ma insomma, questo spazio da su che ti costringe a rifare, a rimparare tutte le cose... Ed è una cosa molto bella, una sensazione molto bella, perché ti costringe a riscoprirti, a ridiventare bambino, a riesplorare le cose. Questa sensazione di microgravità è veramente bella e vorrei che tutti la provassero. Così come vorrei che tutti provassero a essere lassù e guardare la Terra. Insomma, su questa Stazione Spaziale Internazionale sei su questa navicella che gira attorno alla Terra... a 400 km di quota, ma stai andando a 28.000 km all'ora, che è circa 7 km e 7 al secondo, che vuol dire che ogni ora e mezza fai un giro della Terra, ogni 30-40 minuti c'è un'alba o un tramonto, che 16 bello. Albe e 16 tramonti al giorno, forse è bene che non guardi fuori dalla finestra per sapere se devi andare a dormire o mangiare, perché c'è un po' di confusione. Il problema lì è che se uno si rilassa, siccome qui siamo sempre in tensione perché dobbiamo contrastare la forza di gravità, lì non sei mai in tensione, sei sempre rilassato, per cui puoi veramente dormire chiudendo gli occhi e niente, dormi. Intanto succedeva che qualcuno durante queste conferenze con la Terra, con Houston o con Mosca si addormentasse un attimino. Se lo fai qua sulla Terra, no, si vede la gente che muove la testa così, lì sopra invece rimani fermo, solo che dopo un po' cominci a galleggiare, te ne vai in giro per la navicella. E quindi li lasciavamo andare tranquilli, poi ti svegli tutto storto così, vabbè. È veramente un posto strano, ma una delle cose più belle è guardare la Terra da lassù, è vedere questo pianeta un pochettino più da lontano, vedere... A me è sembrato questo pianeta, mi è sembrato molto bello innanzitutto, ma anche molto fragile. Quando vedi la Terra da su, vedi questa atmosfera che sembra quasi una polverina, uno strato molto fine. Sembra che se da su vai così un po' forte, la fai andare via. Vedi un pochettino anche tutte le cose che noi
bene o male stiamo facendo a questo pianeta, un pochettino strane. Cambiamo i corsi dei fiumi, blocchiamo tutte le cose, costruiamo le isole. Dobbiamo stare un attimino attenti perché, insomma, è un ecosistema da su, sembra veramente un ecosistema molto in equilibrio e noi sicuramente questo ecosistema lo stiamo toccando qui e là e non sappiamo dove andremo a finire. Come ci si prepara per diventare astronauti? Perché io so che tu spesso parli anche con i bambini, no? Ed era un tuo sogno da bambino, però tutti i bambini da piccolo, che vuoi fare? L'astronauta. Però è difficilissimo, cioè c'è una preparazione mostruosa, però tu dici dobbiamo essere anche normali, ma in realtà con una preparazione anche... Beh sì, no, innanzitutto dico ai bambini di solito, perché vuoi fare l'astronauta? E ogni tanto rimango un pochettino così sconvolto perché mi dicono, perché voglio essere ricco e famoso. E dico, insomma, no, forse ricco e famoso proprio no. Forse è famoso se butti giù la stazione per sbaglio, sicuramente famoso ci diventi. Però, insomma, uno deve veramente capire qual è la propria passione, qual è la cosa che lo fa sentire soddisfatto e contento. Io, fortunatamente, da bambino ho pensato di voler fare l'astronauta e non il ballerino o il cantante o il presentatore, perché sicuramente mi sarei trovato in difficoltà. Ma questa cosa di fare l'astronauta poi me la sono portata e da grande, da un pochettino più grande, ho deciso di prendere per le corna questo sogno e di provare a realizzarlo. Poter vedere la Terra da lassù è veramente, veramente bella. Io ci manderei poeti, ci manderei scrittori, giornalisti, chiedono a me le cose, hai visto Dio? Io dico, ragazzi, mandiamoci il Papa, forse il Papa lo vede. Dovremmo mandarci i politici, alcuni lasciarli anche, lassù, ma mandarci i politici e fargli vedere un pochettino la Terra da lassù, perché c'è questa sensazione di vedere questo pianeta unico, questa nave in viaggio verso l'universo, questa cosa delicata e smetterla di vedere, di pensare come cose piccoline, guardare un po' da lontano e essere umani, lavorare assieme come esseri umani che portano questa nave nell'universo. In teoria si può fare sesso nello spazio in assenza di gravità? In teoria? In teoria, certo, e tu che puoi dire? In teoria puoi dire, teoria. Non è che sei sposato, in teoria. Ce l'avevate, c'erano maschi e femmine, però in teoria, dico, avete fatto anche questo tipo di esperimento? Oppure... In teoria abbiamo fatto questo tipo di esperimento, non funziona. No, in teoria, dico, si può... Ci sono delle dicerie di corridoio che dicono che i russi tanto tempo fa hanno provato di fare un esperimento per vedere se c'era una fecondazione in assenza di gravità, ma queste sono cose di corridoio. Purtroppo non facciamo questo tipo di esperimenti oggi. Anzi, col fatto che c'è l'assenza di gravità, no, non lo so, dico per dire, cioè l'uomo è agevolato, non lo so. Paolo Nespoli. Io ti do del tu. Io, guardate, noi qua siamo tutti emozionatissimi perché avere una persona che ha avuto questa esperienza così forte non è, insomma, non è da tutti i giorni, quindi siamo stati molto, insomma, gli abbiamo chiesto di farci vedere una serie di video, ci ha fatto vedere un video bellissimo, abbiamo cambiato in corsa la dedica della puntata, volevamo fare sempre una delle nostre dediche un po' buffone, un po' simpatica, invece stasera faremo una dedica romantica, dedicheremo la puntata alla Terra, vi facciamo vedere delle immagini che hanno fatto loro, anzi dei tuoi colleghi, ci spieghi un po' che cosa sono queste immagini? Ma questa è una sequenza di immagini montata usando delle foto prese in sequenza una dopo l'altra, così come si vede la Terra da lassù, questa è un pochettino velocizzata, vedete l'atmosfera appena appena, questa fascia rossa, le sequenze sono veloci, di notte queste cose rosse sono le zone abitate, questi lampeggi che vedete sono temporali, quelli sono fulmini e ci sono queste aree grandissime con questi temporali, con i fulmini che si chiamano da un lato all'altro ed è uno spettacolo molto bello da vedere da lassù. Vedete se vedete, riconoscete qualcosa in questa immagine. L'Italia. Vedete l'Italia, si passa da nord al a contrario. Sud, la Grecia, la Turchia. A destra il Nilo, il Cairo, il Medio Oriente e poi va avanti nei deserti dell'Arabia Saudita, eccetera. Hanno visto delle cose come questa,
sta a me sembra una pentola che bolle, ma queste sono le aurore borealis o australis in questo caso. E poi anche delle immagini veramente stupende come questa che hanno visto a dicembre dell'anno scorso, quando inaspettatamente si sono visti visitare da una cometa che è apparsa all'orizzonte e li ha salutati prima del Natale. Dedichiamo la puntata alla Terra. Ci vediamo mercoledì prossimo.